Noi dovremmo andare a supplire in maniera sussidiaria chi ci amministra, perché lo riteniamo in questo momento incapace di farlo. Questo vuol dire che noi dobbiamo, fino adesso stiamo lavorando su due linee parallele. Noi da un lato facciamo iniziative, proposte, eccetera, eccetera, loro dall'altro fanno quello che cazzo vi pare questo. Allora, a questo punto io credo, ed è questo il motivo della richiesta di questa assemblea politica, che noi dobbiamo dire: facciamo una bella curva, andiamo a sbattere sul loro modo di comportarsi e dire: noi non siamo d'accordo perché? E non siamo d'accordo nei confronti dell'assessore Tizio perché? Allora io dico: facciamo una scelta politica che non deve essere necessariamente di un partito o di un altro, ma noi stiamo facendo una critica nei confronti del centrosinistra che ci governa e del centrodestra che ci governa alla provincia e del centrodestra che ci governa alla regione, perché non stanno facendo quello che la cittadinanza vuole. Questo è il documento che secondo me deve uscire da questa assemblea. È importante pure l'organizzazione dei concetti, perché i concetti non possono stare tutti sullo stesso piano. Quindi è importante focalizzare l'attenzione su parole chiave. Dopo il terremoto aumentano le parole. È come c'è, io l'ho chiamato lo tsunami dei discorsi, perché c'è un eccesso di tematiche. Queste tematiche vanno organizzate. Vanno organizzate definendo quali sono quelle più rilevanti e quelle meno rilevanti. Quelle più rilevanti sono quelle che possono contenere le altre tematiche e esprimono un valore, perché è una questione di economia di significato. Queste sono tre parole, sono come un mirino su una finalità che può essere per noi quella ricostruzione. Prima Mattia ha messo anche la parola trasparenza. Perché non può non andare dentro queste tre? Perché la parola trasparenza può andare dietro quella partecipazione, può contenere, cioè la parola partecipazione contiene quella trasparenza, però non vale viceversa. Questo è importante, perché se si organizza in modo minimale si riesce a comunicare meglio, costruire delle tematiche che ci consentano di puntare su un obiettivo è importante per comunicarle meglio. Questo disegno si può esprimere anche in questa forma, che è una forma ad albero, che sono lavoro, partecipazione, sostenibilità. La forma ad albero è una forma organizzata rispetto alla forma rizomatica, che dove escono tutte cose allo stesso piano, no? Noi, sia come organizzazione di persone che di tematiche, siamo una via di mezzo fra un rizoma e un albero, però l'albero è più incessante, però funziona meglio perché riesce a focalizzare meglio l'attenzione. Ma questi concetti, lavoro, sostenibilità e partecipazione, che cosa sono? Sono valori, è importante focalizzare l'attenzione su valori fondanti. Questo volevo semplicemente sottolineare l'importanza di trovare un accordo sulle tematiche più rilevanti per non produrre entropia nella comunità.